Signor Di Miceli, siamo di nuovo qui al mercato del contadino. Cosa ci dice stamattina? Che cosa è successo nelle ultime due settimane? Ci può raccontare un po'? Con molto piacere. È successo che nelle ultime due settimane è mancato nuovamente l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale per poter di nuovo essere presenti su questa piazza come mercato del contadino. Siamo sempre fermi e in attesa che finalmente la giunta comunale esprima questo parere favorevole a stabilizzare il mercato, perché di domenica in domenica è impossibile continuare come azienda ad avere una continuità e quindi dare all'utenza la certezza che questo mercato tutte le domeniche è presente sul Moreale. Nelle ultime due settimane sono successi dei fatti che hanno fatto un per po'... Per nostra grande fortuna sono stati smentiti dei fatti incresciosi che sono accaduti. Credo che sia stato un atto vandalico nei confronti dei vigili urbani, che era comunque stato chiarito che è estraneo completamente al mercato e del contadino che è stato in questa pianta. È stato chiarito definitivamente che non è venuto assolutamente da parte dei produttori del mercato e né della clientela delle persone che frequentano questo mercato quest'atto vandalico che condanniamo fermamente. Martedì avremo un consiglio comunale con all'ordine del giorno la discussione sul mercato contadino. Martedì alle 10 ci sarete naturalmente. Cosa vi aspettate da questa riunione di consiglio comunale? Saremo, spero, tutti e tutte le aziende che siamo presenti su questo mercato, e la nostra presenza speriamo sia di auspicio affinché l'amministrazione finalmente attui questa delibera per stabilizzare questo mercato. Come ho detto l'altra volta, come mercato siamo disposti a collaborare con l'amministrazione per migliorare qualitativamente questo servizio che è riconosciuto in modo indiscusso da tutte le persone che ci vengono a trovare tutte le domande. Ok, la ringraziamo, tanti auguri, in bocca al lupo.